Ho parlato più volte di Međugorje, cosa pensa di Međugorje e della Madonna che per noi appare a Međugorje? Sì, io sono commentissimo all'autenticità dei messaggi di Međugorje e delle apparizioni della Madonna. Sono come io predicato pubblicamente, sempre scritto dappertutto tra i vescovi della ex Jugoslavia nella conferenza episcopale, però la mia convinzione non ha offeso nessuno. Posso dire dei vescovi, nessuno mi ha rimproverato, anzi, ecco, dico questo per vedere che i vescovi non sono così dentro, contro Međugorje, ma sono soprattutto sotto l'influenza del vescovo di Mostar, sua eccellenza Monsignor Žanić, che è sempre contrario. È scappato a Roma però. È scappato a Roma, ho sentito che è tornato, non so, non l'ho visto. Allora... questi vescovi mi hanno sempre eletto, eleggevano dopo il concilio come presidente della commissione per la dottrina della fede in tutta la Jugoslavia, sapendo bene che io sono per Međugorje. Allora se fossero così proprio ostinati non mi avrebbero eletto. Anzi, quando sono andato in pensione 88, mi ha scritto Monsignor Kuharic, cardinale, in nome di tutti i vescovi, un'unanime richiesta dei vescovi di continuare a essere presidente di questa commissione. Come tale avrei avuto il diritto di assistere alle conferenze con diritto anche di voto. Però io ho ringraziato, questo dico in onore per ringraziare ai vescovi e vedere che un vescovo può pubblicamente dire la sua opinione positiva per il Međugorje in modo tale, con una carità e una tolleranza e fraterna carità per quelli che non accettano. E questa è la mia opinione, è la mia fede privata. E io rispetto voi, e così sono stato accolto, accettato e anche eletto al presidente, e mi hanno offerto la possibilità di continuare a essere membro della quella conferenza. Adesso io sarei stato questo membro se non avessi ringraziato quella offerta. La Madonna il 25 marzo 92 ha detto: cari figli, oggi come mai prima vi invito a vivere i miei messaggi e a metterli in pratica nella vostra vita. Io sono venuta a voi per aiutarvi e perciò vi invito a cambiare vita, perché avete preso un misero cammino, la via della rovina. Quando vi ho detto convertitevi, pregate, digiunate, riconciliatevi, avete preso questi messaggi superficialmente. Superficialmente. Voi avete iniziato a viverli, per poi però lasciarli perché era difficile. No, cari figli, quando qualcosa è bene, occorre perseverare nel bene e non pensare Dio non mi vede, non ascolta, non aiuta. Così vi siete allontanati da Dio e da me per il vostro misero interesse. Io desideravo fare di voi un'oasi di pace, d'amore e di bontà. Dio desiderava che voi, con il vostro amore e con il suo aiuto, faceste miracoli ed deste esempio. Perciò ecco che cosa vi dico: Satana si prende gioco di voi e delle vostre anime, e io non posso aiutarvi perché siete lontani dal mio cuore. Perciò pregate e vivete i miei messaggi, e così vedrete i miracoli dell'amore di Dio nella vostra vita quotidiana. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ce lo può commentare? Ecco, mi sembra un messaggio molto serio. È una mamma che parla così: io non posso più aiutarvi perché vi siete allontanati dal mio cuore e per i vostri miseri interessi. A chi si rivolge la Madonna parlando così? Ai cari figli? Vuol dire ai reggenti e a noi tutti che ascoltiamo questo. Noi non siamo stati abbastanza fedeli ai suoi messaggi, abbiamo preso superficialmente, adesso ecco viene questo castigo, questa tremenda guerra. Anche perciò dobbiamo tutti dire mea culpa, anche io ho
io partecipo a, come partecipo alla, alle cause di questa guerra, come castigo di Dio, perché il Dio e la Madonna non hanno voluto la guerra, se hanno lasciato, vuol dire l'hanno lasciato per un castigo, ma questo castigo è medicinale, per ammonirci, per dire dovete subito convertirvi, subito rivolgervi a Dio, a me, pregare, rosario, perdonare ogni giorno, riconciliarvi, pregare col cuore, ascoltare la parola di Dio, pregare, anzi chi può digiunare, sacrificarsi, eccetera, e vivere una vita familiare casta e buona, come cittadino, come nei posti di lavoro, eccetera. E tutto questo è la causa della guerra. Il peccato è la più profonda causa della guerra. Le cause della guerra, abbiamo detto, sono di questa guerra, se imperialismo serbo, però siamo colpevoli anche noi, con i nostri peccati, con la nostra superficialità a trattare la parola di Dio e le promesse di Maria, perché non abbiamo riconosciuto anche la voce della madre, abbiamo preso poi in giro, ma Deus non irridetur. Il Dio non si lascia prendere in giro e il Dio non lascia prendere in giro la sua madre. Quindi dobbiamo bene pensare su questo messaggio, perché è un invito estremo della conversione. E sono passati 2 mesi da questo messaggio. Questa guerra è un segno del tempo, questo messaggio un altro segno di tempo, del nostro tempo. Quindi tutti siamo invitati in questa guerra, con questo messaggio della Madonna, a una seria e un po' più profonda conversione verso i fratelli, all'amore di tutti gli uomini e anche dei nemici, alla preghiera, al digiuno e cambiamento di tutta la nostra vita. Questo penso che potrebbe essere il senso di questa ammonizione materna, richiamo materno, però molto serio, a tutti noi, rivolto a tutti noi che crediamo ai suoi messaggi, alla di Medjugorje. Ha anche detto più volte la Madonna che con la preghiera e il digiuno si possono sospendere anche le guerre. Si può sospendere anche la guerra, e noi pensiamo che non è possibile. Noi pensiamo, noi credenti, sì, ascoltiamo queste cose, ma no, così dice la Madonna, così predicano i preti, ma chi ha più armi, chi ha più soldi, comanda il mondo, col mondo. Questo è anche una mancanza della fede in Dio, che è padrone della storia, non che Dio trascura la libera volontà degli uomini. Ma Dio, se ha tanto devoti e tanto i fedeli che lo amano veramente, che lo mettono al primo posto nel loro cuore, lui darà e illuminerà gli uomini che decidono e li aiuterà per conoscere la verità e per difenderla, perché Dio si serve con gli uomini. E la nostra fede non è così semplicità, dire preghiamo e basta, bisogna anche lavorare, bisogna diffondere la verità, bisogna essere onesti, eccetera. Allora il Signore Dio, che è padrone della cosa, ma rispetta la libertà umana, avrà i modi di illuminare quegli uomini che decidono, che sono potenti del mondo anche. Ringraziamo lo signor Frane Franek, il tempo è passato, per interessantissima analisi sulla Jugoslavia vera, sì, da testimone, sì, e soprattutto per l'ottima predica che ci ha fatto.